svegliati 25 anni fa, la strage in cui muoiono Falcone, la moglie e gli agenti della sua scorta. Stamattina abbiamo pensato di chiedere a uno dei primi uomini di chiesa che pubblicamente ha parlato di scomunica ai mafiosi, ai 'ndranghetisti, di essere qui ospite con noi. L'abbiamo sottratto ai lavori dell'Assemblea Generale della CEI. Benvenuto, Monsignor Giancarlo Maria Brigantini, Arcivescovo di Campobasso Boiano. Monsignor Brigantini, non faccio torto ai suoi, alla sua comunità se la riporto a quella precedente. Quando lei per primo cominciò a parlare direttamente di scomunica agli uomini dell''ndrangheta, quando era vescovo di Locri Gerace, come arriva Otto a quel giorno a dire una cosa del genere? Come ha vissuto l'impegno di una chiesa che si è rimboccata le maniche, dal primo momento ha detto adesso bisogna fare qualcosa, non si può limitarsi a denunciare? Ma la grande indignazione davanti a un gesto vile e autenticamente mafioso, qual è quello di aver voluto avvelenare 10.000 piantine di lamponi già pronti per il frutto e averlo voluto fare come sfregio a un'azione di riscatto tramite il progetto Policoro e l'alleanza Nord-Sud con Locride e Trento. Questa indignazione maturò in me l'idea che non bastava la solita espressione con un comunicato pur importante, occorreva qualcosa di più grande. E nacque questa idea, proprio in un momento di preghiera, io stavo predicando un corso di esercizi e da lì chiesi consiglio, ne parlai con i sacerdoti, ebbi il pieno appoggio ed è stato un gesto prezioso e importante, anticipato quello del Papa, è diventato anche un simbolo perché dice tre grandi cose. La prima, il valore della vita. Io ho paragonato con un gesto che ha fatto molto discutere i teologi, il grembo con la vita della mamma e il grembo della terra con la vita delle piante. E quindi questo parallelismo è estremamente interessante dal punto di vista teologico, dopo la Laudato Si ancora di più. Il secondo è l'eco per non riuscire a tacere, ma che la Chiesa utilizzi le armi che ha per farla emergere la coscienza. E terzo, mi aspettavo dall'ironia di alcuni che mi hanno risposto ma sì, ma è la mafia che ne farà, della tua scomunica. E invece no, dopo un mese cominciarono ad arrivare le lettere dal carcere, arrabbiatissimi. Perché era toccato il punto. Sì, si sentirono, perdonate il termine ma lo devo dire, si sentirono maledetti. Fu un gesto tremendo a indicare che non è vero che i gesti della Chiesa sono neutrali, mai, mai sono neutrali. Se li sappiamo usare bene, se sappiamo dire questo è giusto, questo è sbagliato, pure una logica di misericordia per la persona, ma il fatto in sé è grave e va reso grave anche attraverso una condanna grave, quella di uccidere, di distruggere, di inquinare, in fondo quello di non rispettare la vita. Monsignor Brigantini, oggi è una giornata di tante celebrazioni e manifestazioni, quella più istituzionale, Presidente Mattarella nell'aula bunker del Lucernone, tra pochissimo a Palermo. Io chiedo a lei, Pastore, invece, che cosa la Chiesa, come la Chiesa oggi dovrebbe muoversi, parlare, esprimersi, per ricordare che sono passati 25 anni da quell'orrore. Tante cose sono cambiate, ma ancora tanto c'è da fare. Ieri l'ennesimo delitto plateale, Presidente Grasso, il Presidente del Senato, ha detto che la mafia non fa mai le cose a caso. Ieri quell'esecuzione in piazza alle 7.50 del mattino, guardiamo intanto la foto, quando c'era un mercato lì vicino, quando le mamme stavano portando a scuola i bambini, ha un significato particolare. Come dire alla mafia, noi stiamo ancora qua, avete voglia di celebrare, avete voglia di parlare, ma noi continuiamo a fare quello che vogliamo. Questo è vero, che la mafia è tremendamente violenta insieme suadente. Violenta perché uccide, suadente perché oggi c'è una mafia presente nei consigli comunali, presenti in varie realtà istituzionali. Perché è acuta, perché si modella, si camuffa, è criptica la mafia, è insieme eloquente.
Per questa ragione bisogna sempre vigilare. Vigilare chiede a noi di essere attenti, di non mollare mai, però contemporaneamente, e questo lo dico anche ai magistrati, non siate mai giustizialisti, ma soprattutto educativi. Il fermarsi a 68 arresti o a centinaia di arresti non serve molto. Occorre molto invece individuare 5 persone, non 70. Cioè essere capaci di dire questo è il nocciolo, il resto si vedrà dopo. Fa meno scalpore, lo so, certo. Ma fa molto più incisività. La mafia ha paura dei 5, non dei 68. Il 68 risponde così, ai 5 no. Cioè a chi individui come gli autentici, veri capi di una situazione e quindi incidi più sull'aspetto operativo che su quello mediatico e soprattutto poi nelle scuole, nelle realtà, nei giornali, facendo cogliere. E poi quello che abbiamo scritto molte volte, no? Il gusto del bello è la miglior forma di antimafia, per cui le mamme, il gusto del bello è la miglior forma dell'antimafia. Questo è bellissimo, lo rilancio su Twitter perché noi sa che siamo molto mediatici. Monsignor Brigantini, la sentivo parlare, lei ha fatto una ha ampliato il discorso a più ambiti, mediaticamente, dal punto di vista dell'educazione, ognuno di noi nel suo piccolo può tanto, ognuno di noi con il proprio mestiere può arrivare a toccare dal vivo anche le coscienze. C'è una foto che è la foto che ha fatto il giro del mondo, che ancora oggi viene celebrata come la foto che ha parlato da una parte di passaggio anche di consegne, purtroppo tra Falcone e Borsellino di lì a poco sarebbero scomparsi entrambi. La guardate, questa storia ha una foto. La foto di un allora giovanissimo reporter che capisce subito in un incontro che lì c'era qualcos'altro, c'era una storia che continua. Tony Gentile lo abbiamo intervistato e vediamo ancora oggi di ricordare come siamo arrivati a tutto questo. Per chi fa il mestiere che faccio io, questi sono momenti particolari. Io ricordo perfettamente il tragitto che abbiamo fatto dal giornale per arrivare sull'autostrada ed era tutto un susseguirsi di informazioni vaghe, non si capiva bene cosa stava succedendo. La percezione l'abbiamo avuta e anche di un po' molto, diciamo, di sconvolgimento. Quando siamo arrivati sull'autostrada abbiamo dovuto percorrere un lungo tratto a piedi, perché l'autostrada chiaramente era bloccata, e già parecchie centinaia di metri prima c'erano pezzi di asfalto buttati sull'autostrada. E lì piano piano abbiamo cominciato, eravamo io, un altro fotografo e un giornalista, a chiederci ma dove stiamo andando, ma cosa è successo? Cioè pensi di essere dentro un film, pensi non è possibile, no, non è possibile che si possa arrivare a questo, che siamo arrivati a questo punto. Non è più una mafia che colpisce, si uccide tra di loro, è una mafia che colpisce lo Stato e quindi già questa cosa è molto grave, ma colpisce la gente perché vai nel mucchio, colpisce, vai, chiunque poteva essere lì. Era un paio di mesi prima che Falcone venisse ucciso a Capaci. E durante un convegno, un normalissimo convegno in cui si parlava di legalità, di mafia, di politica, ad un tratto si concretizza questo momento di complicità, questo incontro, i due si avvicinano, scambiano una battuta e scoppiano in questa risata e io sono stato, diciamo, molto veloce a spostarmi dalla mia posizione per mettermi di fronte e scattare una sequenza di scatti che poi, per via dei fatti che sono successi dopo, è diventata un'icona. Subito dopo le stragi di Via D'Amelio, ma anche nel 93, si ricordano le catene umane che hanno coinvolto tantissime persone, ci sono delle immagini di bambini. I bambini sono quelli che hanno rappresentato forse di più questo passaggio dalla rabbia all'impegno, l'impegno sui giovani, sui quali tutti confidano, tutti sperano che insomma che qualche cosa cambi. Non mi sentite sole, casole non ve lasso, ma ancora già lo posso. Se oggettivamente qualcosa sia cambiato veramente, non, io sinceramente non lo so. C'è molta più
coscienza, c'è molta più percezione di questi fatti, c'è molta più gente che denuncia, questo sicuramente è cambiato, innegabile, ma che complessivamente il fenomeno sia debellato, non credo proprio, assolutamente no. Quella immagine di Falcone che spalanca le finestre a un mondo pulito, a un mondo dove ci sia del bello e quanto di meglio si potesse fare, per chiudere questo servizio, per cui ringraziamo il nostro grande Luca Rossi. Io veramente ogni volta che vedo questa intervista scopro delle cose in più. Monsignor Brigantini, educazione, nuove generazioni, è il suo campo di battaglia. Un po' perché lei è uno stimmatino e il suo fondatore da sempre aveva capito che le nuove generazioni dovessero essere accompagnate. E un po' perché lei ha sempre puntato sui giovani, lo fa tuttora, sulla formazione delle coscienze. Ieri il Papa vi ha detto cose del genere, guardate che, posso dire, possiamo fare un applauso a questo Papa che ieri ha gridato l'extra omnes a un certo punto in una sinoda, giornalisti fuori, devo parlare con i miei vescovi, con i pastori della nostra Italia, vi ha detto di essere ancora una volta coscienza di questo paese, di essere anche però in grado di aiutare a purificare, a consolare, un'espressione bellissima detta da un Papa ai suoi vescovi. È stato straordinario il dialogo, un'ora e mezza serrata, e a cuore, con tante domande di vario tipo. Poi questo Papa è bravo perché da una domanda ne costruisce 5 risposte. Articola, ambienta. Anch'io ho posto una domanda a lui sul tema del lavoro, che è tema sinodale, e lui ci ha dato, gli ho chiesto se c'è un senso spirituale e teologico da dare alla disoccupazione, che è il problema centrale in questo momento, perché dal punto di vista sociologico di letture ne abbiamo immense, oppure economico, ma l'aspetto sociologico biblico è stato poco approfondito. E lui mi ha risposto con una azzeccatissima citazione di Gioele 3, versetto 2, dove dice, mette insieme gli scartati di oggi, gli anziani e i giovani. E il testo del profeta dice, gli anziani avranno visioni, i giovani avranno profezie. Gli anziani prestano i loro occhi e i giovani prestano la voce. E insieme le due generazioni, in un dialogo intergenerazionale fecondo, producono speranza. La speranza non viene da chi sta bene, ma da chi soffre, da chi è scartato. In un intreccio vitale, per cui è molto originale questa lettura teologica, è raramente stata fatta. Ed è interessante allora vedere che la Bibbia risponde anche a come leggere il dramma della precarietà giovanile. Monsignor Brigantini, lei con i senza lavoro ci si è speso per loro. Penso all'ultima vicenda che ha visto la Chiesa della sua comunità, tra l'altro protagonista, direttamente o indirettamente, questo poi lasciamolo dire alla storia, per l'acquisizione della Gamma, che era una grande azienda impegnata nella produzione di pollame, che ha rischiato di chiudere a Boiano mandando in mezzo alla strada tantissime famiglie. Poi è stata acquisita da un'altra grossa azienda del nord, e c'è stato ancora una volta questo asta nord-sud che lei ha promosso. C'è una foto bellissima che la ritrae, guardate, io credo che questa foto parli da sé, e lei da solo aggrappato alla croce, come ci si aspetta da un vescovo tra l'altro, e la comunità dietro che prega, piange, ringrazia per quello che era successo, per la firma di questo contratto. Qui ci sono stati mesi e mesi di mediazione, appunto, di interventi di lavoro. Il pastore e la Chiesa non si possono tirare indietro di fronte a queste vicende. Non solo non si possono, ma lì c'è veramente il Vangelo, cioè non è solo una questione di immagine, anche se l'immagine è efficace. C'è un senso di una Chiesa che condivide, che cammina, e sinodalmente stiamo celebrando il sinodo, ma compie anche un gesto specifico, ringrazia chi ha avuto oggi il coraggio di investire, perché oggi il nodo non è più, e questo lo diciamo anche agli esponenti sindacali più qualificati, non è più la difesa del posto di lavoro, è troppo poco,
bisogna guardare avanti, bisogna investire. E investire chiede di dare le condizioni favorevoli anche dal punto di vista umano, psicologico e anche religioso. Io ho detto venite che vi ringraziamo e ringraziamo la vigilia del 1° maggio proprio per dire che oggi il lavoro è frutto di chi ha il coraggio di venire e di metterci milioni di euro per credere certamente anche dal punto di vista produttivo, perché certo, un imprenditore deve fare l'imprenditore e non il benefattore, altrimenti non dura. Proprio perché fa l'imprenditore saggio e oculato, ma legato poi alla realtà territoriale, sa anche dare lavoro e quindi dà speranza ai giovani. Ecco perché va ringraziato pregando insieme. E la figura che ci ha accompagnato è San Giuseppe, perché è Giuseppe che ha accompagnato Gesù, che lo ha aiutato, gli ha insegnato, piccolo imprenditore, se vogliamo, artigiano di qualità e di generosità, capace di creare nel cuore di Gesù la stima a Dio come padre. Queste intese sono ancora possibili, questa è la cosa bella, se si riesce a far dialogare certo, le parti e a mettere attorno ad un tavolo. Perché questo è il punto, noi vorremmo veramente il collante, come sempre, nel Medioevo, chi ha messo insieme i vari popoli, la fede cristiana, oggi un tavolo imprenditoriale, il tavolo sindacale, il tavolo amministrativo è collegato dal collante religioso. E a proposito di collante, quanto figure di sacerdoti sono state un collante nella storia anche del nostro paese? E qua lo sguardo di padre, io la chiamo padre, che è Monsignor Brigantini. Noi ci conosciamo ormai da anni, ci seguiamo da sempre. Il senso della paternità lei l'ha sempre avuto. Quando è diventato vescovo è rimasto esattamente padre Giancarlo, che abbiamo sempre conosciuto, e di questo la ringraziamo. E allora vi portiamo alla storia di questo nostro paese, ad un sacerdote stimmatino. Padre Beniamino Miori, di cui speriamo presto si possa raccontare. Questa storia a noi è piaciuta tantissimo. È un uomo che ha fatto veramente da collante, non solo in un territorio affamato come era quello del Salernitano negli anni immediatamente precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche di raccordo, pensate, tra gli italiani, i militari italiani, gli alleati e fin anche il cosiddetto nemico tedesco. È stato spostato, i suoi resti sono stati spostati, finalmente tornano nella sua comunità. Su questo uomo torniamo subito a parlare, ma dopo aver visto il servizio, perché noi vogliamo conoscerlo da vicino, il servizio di Vittoria Biancardi. Guardate. Sono il parroco di questa comunità parrocchiale che ha avuto il privilegio, la grazia di Dio, di raccogliere la testimonianza di questo santo sacerdote durante la Seconda Guerra Mondiale. E padre Beniamino ha operato proprio in quegli anni difficili, non solo promuovendo e cercando di conservare la religiosità nel popolo, ma soprattutto mantenendo la pace, cercando di essere costruttori di ponti, no? Tra la popolazione, i soldati alleati, ma anche con i soldati tedeschi. Ci troviamo adesso all'interno della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, davanti alla tomba di padre Beniamino Miori, che abbiamo avuto il privilegio, grazie a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Moretti e agli stimmatini, di portarlo qua, di compiere la tumulazione privilegiata dal cimitero di Battipaglia fino a qui. Continua ancora oggi a insegnare. Che cosa? Lui è stato un grande profeta. Lui già negli anni 40, ad esempio, faceva gli esercizi spirituali agli operai del tabacchificio. In quegli anni ricordiamo che la messa era in latino, c'era ancora una distanza, no, tra i sacerdoti e i fedeli. Ecco, lui questa distanza l'ha battuta. All'inizio ci ha fatto scuola a noi, da ragazzino. Dopo la scuola ci ha continuato a fare gli esami e ci ha dato la prima comunione, per grazia di Dio.
È la bontà che teneva una bontà, una santità veramente che era una cosa immensa. Sono cresciuta con la figura di Padre Beniamino. Noi continuiamo nelle sue missioni a portare avanti le sue iniziative, perché non è da tutti a quel tempo in chiesa far suonare per esempio le musiche di Handel o Mozart. Molte iniziative che aveva preso già Padre Beniamino negli anni passati, ora le sta mettendo in atto Papa Francesco. E quando Papa Francesco vi chiede di farvi prossimi, di lasciarvi scuotere, noi aggiungeremo di lasciarvi consumare, incarna proprio esattamente questo modello di prete. Padre Beniamino è uno spettacolo di prete, ve lo dico perché, guardate, se sapeste la sua storia, lui a retà muore veramente consumato dalla fatica, sì, e dal dolore. Rimane tra le macerie della guerra perché non gli va di andarsene in una casetta quando gli altri stanno morendo di fame. Posso chiedere, Monsignor Brigantini, perché anche lei si è innamorato di lui? Questa battaglia che stiamo portando avanti è per gli stimatini, tra l'altro. Ma mi ha commosso questo servizio, grazie a voi che l'avete realizzato, il suo entusiasmo e alla passione di questo popolo. Picciola il luogo, pensate solo, anche il nome. Com'è carino, no? E insieme tanti motivi. Il primo è che è trentino come me. Beh. Quindi c'è un pezzetto di Dolomiti nel cuore che ci batte a entrambi. Poi c'è il fatto che ha amato il Sud di un amore radicale. Io sono stato sempre al Sud, 25 anni di Calabria, 6 di Puglia, adesso 9 di Molise, quindi sempre in centro-sud. L'esperienza poi del popolo, il non voler andare via, il voler restare con loro, è rimasto da solo. Lui ha chiesto aiuto, i stimatini non avevano più nessuno in quel momento, sì, per la guerra. Lui è rimasto, ed è rimasto sul campanile, ha vissuto un anno e mezzo sul campanile, con una scaletta a chiocciola per salire, con lo sguardo alla gente, al tabacchificio, ai poveri, ai contadini, perfino appunto quel ritratto l'ha fatto Pausenwang, un prigioniero austriaco che era presente lì, che lui ha valorizzato, ha saputo capirlo, e lui gli ha restituito, perché era un vignettista, ecco, guardate che efficace, ma bello fatto da un carcerato, per dire che dove c'è la fede non ci sono barriere, non ci sono muri, ma ci sono ponti, non ci sono più eliminazioni, tutti sono valorizzati, ciascuno col suo dono. E soprattutto è valorizzato il Cristo, che è l'esempio fondativo. E non è stato facile, perché lui ha avuto molte delusioni. Il diario ricorda una sua funzione ben preparata, alla fine c'era pochissima gente. E per dire, dice, qui si vuole. Però conclude nel suo diario, non mollo però, resto e vado avanti. Ecco, questo è lo stile di un prete. Monsignor Brigantini, è vero che al suo funerale lui muore veramente con una broncopolmonite fulminante. Pensate, lui ha, ripeto, la disponibilità di un alloggio, ma rimane in questo campanile che aveva messo a posto lui, perché lì era una zona di tante macerie, era stata rasa al suolo tutto quel territorio. Al suo funerale, pensate, c'erano italiani, militari tedeschi, quelli che erano fatti prigionieri in quel momento, e c'era anche questa gente che lui aveva amato, e c'erano poi gli alleati. Gente che lui aveva amato fino a morire per loro. Si andava a prendere questi bambini che non avevano da mangiare, eppure l'alfabeto lo dovevano conoscere, perché per loro dovesse esserci una possibilità di futuro. Ecco perché io mi permetto di dire, fra un mese il Papa andrà a Barbiana. Ecco, io vedo molte somiglianze tra Don Milani e Padre Beniamino. È ardito il paragone, però io lo ritengo efficace, perché è vero, tanti preti hanno amato i loro figli come una mamma ama il proprio figlio, ed è bello allora sentirli così, sentire che il Papa raccoglie, e lo dice anche ieri, l'ha detto, a questa grande chiesa italiana che ha avuto infiniti esempi di pastori che conoscevano anche il nome dei gatti e dei cagnolini, dei loro fedeli, che li hanno amati e sono rimasti fedelmente vicini, hanno lottato con loro e per loro. E anche oggi la forza della Chiesa italiana
deve restare popolare, deve restare con la gente, deve restare per il popolo e con il popolo. Questo è il messaggio. Oggi dovremmo votare. Che Dio vi benedica tutti, perché il vostro presidente è anche il nostro editore. Non ci dimentichiamo mai che siamo figli della Conferenza Episcopale Italiana. Monsignor Brigantini, è stato bellissimo, lei lo sa che a noi fa molto piacere averla, e quindi quando si tratta, ogni tanto passa da qui, ci faccia un colpo di telefono. Noi abbiamo sempre tante cose da tirare fuori dal cilindro magico. Sì, io grazie. Grazie di cuore. Grazie. A Monsignor Giancarlo Maria Brigantini, Vescovo di Campobasso, Arcivescovo di Campobasso e Boiano. Grazie di cuore anche per la sua fiducia nei giovani. E guardate che non è vero che i giovani sono semplicemente mammoni e non se ne vogliono andare. Ci sono dei giovani che possono fare grandi cose anche quando la vita li ha messi alla prova. Inchiodati come siete stati finora con Monsignor Brigantini anche dopo la pubblicità. Mi raccomando, ne vale la pena. Grazie, grazie, Monsignor Brigantini. Arrivederci. Dio vi benedica.